Per affrontare il Como, la Juventus, priva di Gori e Damiani influenzati, ha schierato oggi uno stopper, tre terzini, ma due sole punte, che hanno fatto tutto quanto potevano. Anastasi ha anche segnato questo bellissimo gol annullato per fuorigioco di Bettega per superare l'arroccata difesa comasca. Ma è stato soprattutto l'impianto del gioco bianconero oggi a funzionare male, con troppi difensori a premere su centrocampisti e punte fino a soffocarli. E poiché è risaputo che in partite del genere a nulla serve il far continuamente mucchio in area se qui non giostrano talenti in grado di inventare il colpo vincente fin dall'avvio, onde facilitare il compito della squadra, ecco che l'impiego di Altafini al 30° del secondo tempo appare quanto mai tardivo. La cronaca. Al 12° della ripresa Gentile centra, Capello serve Bettega che fa da torre per Anastasi, il cui tiro deviato dal portiere va sul palo, ma Bettega è in agguato e mette in rete. 30 secondi dopo, su centro di Rossi, Pozzato liberissimo in fila Zoff. 1-1. A questo punto il Como serra ancor più la sua guardia con 8-9 uomini a presidiare l'area e per i bianconeri, che stentano a variare i temi di gioco, passare diventa sempre più difficile. Alla mezz'ora esce Gentile ed entra Altafini e subito dopo una punizione di Cucureddu è deviata nettamente dal braccio di Garbarini. Al 38° Capello serve Scirea, il cui tiro sfugge a Rigamonti, Fontolan rimedia. Poi c'è un tiro di Capello, deviato dallo stopper Comasco, con palla appena alta. Contropiede Lariano, Guidetti serve Rossi, che stretto da Morini e chiuso da Zoff mette a lato. Sul finire centro di Capello, testa di Bettega e gran tiro di Tardelli, con splendida risposta di Rigamonti.